Ciao a tutti ragazzi, io sono vostro Riccardo del mio mondo giocoloso, il vostro canale YouTube sul fantasticissimo mondo della giocoleria. Quest'oggi tutorial con le quattro palline. La location della ripresa, ragazzi, è cambiata, è diversa perché sto sperimentando un po', avendo una casa abbastanza grande, ho svariate stanze in cui potrei fare riprese e sto un po' sperimentando, ecco, sto tentando di fare il meglio possibile nel tempo che mi avanza da altre cose. Allora, ragazzi, quest'oggi quattro palline. Un bellissimo tutorial del trick che si chiama 7-3-3. In questo caso io sarò seduto su questo comodissimo divano del mio salotto, ma mi raccomando, voi dovete farlo da in piedi assolutamente. Però per mancanza di spazio, essendo che questa stanza è gigantesca, devo stare seduto per comodità. Allora, ragazzi, quattro palline. Noi dobbiamo giocolare con quattro palline. E il trick è questo, ovvero noi lanciamo una pallina in alto mentre facciamo due passaggi delle tre palline. Come farlo? Allora, il mio consiglio è di partire con tre palline, facciamo questo, lanciamo uno in alto, così prendiamo la mira, proviamo, riproviamo, sia con la destra che con la sinistra, e dobbiamo fare un 7, quindi praticamente più alta delle 5 palline. Io adesso lo sto facendo un pelo più in basso del normale, ma perché sennò esce dall'inquadratura. Quindi fate 1, 2, 1, 2 e dopo lo stesso con la sinistra. E vi adattate al lancio che dovrete fare. Mi stava per cadere la pallina. Quindi adesso guardate, dovete farla non bassa così, non così, ma abbastanza alta. Un 7, quindi un po' più alta delle 5 palline. Quindi praticamente quello che dovete fare è fare le tre palline alta. Alta, 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 semplicemente. Quindi continuate, continuate, continuate a fare pratica. E poi, secondo me, possiamo già passare alla quarta pallina, perché alla fine è un trick non così difficile da capire, ma soprattutto difficile a livello pratico. E vorrei farvi una spiegazione il più veloce possibile, in modo tale che vi mettiate subito con la pratica. Allora, quattro palline, giocoliamo con le quattro palline. Chiaramente dobbiamo avere le quattro palline molto fluide, molto tranquille, molto solide. Chiaramente non posso provare a fare questo trick e pretendere di impararlo se riesco a malapena a fare 10 palleggi delle quattro palline. Chiaramente vi consiglio di saperne fare almeno un centinaio. Quattro palline, giocoleria base con le quattro palline, e ad un certo punto lanciamo una pallina mo' di 7. Ok, vi faccio rivedere, una alta e ci fermiamo. Alta e ci fermiamo. Chiaramente l'obiettivo è prima imparare a fare il 7. Ok, pian piano impariamo come fare questo 7 nelle quattro palline. Quindi per l'inizio basta che lanciamo solo alta e ci fermiamo. Quindi giocoliamo e ci fermiamo. Giocoliamo e ci fermiamo. Non importa se finiamo con tre palline o una pallina, insomma, non c'è nessun problema. Facciamo un po' con la destra, un po' con la sinistra. Chiaramente questo 7, essendo un numero dispari, deve passare da una mano all'altra. Di nuovo. Ok, ora la rendiamo un po' più complicato. Quello che dovremo fare è, quando quella palla alta verrà lanciata, dovremo fare due passaggi delle tre palline. Vi faccio vedere. Così. È molto difficile capire, ragazzi. Allora, noi praticamente lanciamo il 7, quindi questa pallina alta, mentre è in alto dobbiamo fare 1, 2 e appena 1, 2 e appena questa pallina praticamente ci arriva in mano, già dobbiamo rilanciarla che dovremo tornare allo schema delle quattro palline. Quindi questo è un passaggio da schema 4 palline, 3 palline e ritorniamo alle quattro palline. Quindi la lancio alto. Faccio due palleggi con le tre palline, proprio uno scambio velocissimo e riprendo le quattro palline. Ok? Oh, mi è partita una pallina, ragazzi. Stessa cosa con la sinistra. Ok. Lanciamo alta. Due palleggi appena con le tre palline e subito dobbiamo riprendere. Noi dobbiamo creare un buco, ragazzi, cioè qua. Chiaramente, se io questo 7, in verità,
al posto del 7 lo facessi un 9, ho più tempo tecnico e magari potrei fare al posto di un 3, potrei fare due scambi di 5, ecco, diciamola così, quindi posso fare queste tre palline un po' più alte, ma se no che è un 7, che è il livello dell'altezza, che è praticamente l'altezza a cui si lanciano tutte le palline con la cascata base, 7 palline. Noi abbiamo poco tempo perché è poco alta e avete visto in quanto poco tempo scende, praticamente quanto sarà un secondo, e quindi non abbiamo chissà quanto tempo per fare questi passaggi con le tre palline, quindi non possiamo metterci a continuare a giocolare con le tre palline finché la pallina non arriva, la pallina alta arriva, sbatte, noi dobbiamo precedere quella pallina, quindi dobbiamo ragionare che quella pallina è in alto e noi dobbiamo liberare lo spazio per reintrodurla in uno schema contro palline. Quindi noi dobbiamo fare questo che vi dicevo. Quindi ragazzi, noi dobbiamo fare questo che vi dicevo, che praticamente è un fare due palleggi con tre palline e poi subito prepararci per lo schema. Noi lanciamo la pallina che abbiamo in mano praticamente subito dopo aver fatto le tre palline, perché effettivamente non c'è tempo, ragazzi, vedete? Subito cominciamo le quattro palline. Guardate, io ho appena fatto lo scambio e subito ritorno alle quattro palline, sia con la destra che con la sinistra, devono essere uguali, ovviamente. Una volta che questo concetto ci è chiaro in mente, mi stanno inviando un milione di messaggi, dobbiamo riuscire a fare il tutto continuato. Uno e due. Quindi, quando noi ricominciamo le quattro palline, quella pallina che ricominciava la lanciamo alta. Guardate, ok, avete visto? Vi faccio rivedere. Uno e due. Di nuovo, destra, sinistra. Quindi, quando la pallina alta, il 7, ci arriva in una mano, l'altra pallina che abbiamo nella mano la lanciamo alta. Di nuovo, un 7 che arriverà nell'altra mano. Questa mano lancerà di nuovo alto. Nel frattempo, c'è altre palline. Sta arrivando, arriva, la lancio alta. E così dobbiamo avere sempre questo. 1, 2, questa pallina sta arrivando e faccio un bel 7. Questa pallina arriva, faccio un 7 e così via. Quindi con tre palline è questo. Ok, però chiaramente non sarà proprio così, perché noi facciamo questo all'incirca, ok? Perché effettivamente noi faremo tre palline, tre palline, tre palline, tre palline. Quindi non avremo la staticità di questo trick, anche se forse è il trick che più si avvicina, ecco, per capire i lanci e le altezze. Per prenderci la mira ci può stare quell'esercizio, però questo è molto più frenetico perché noi abbiamo questa staticità. Noi facciamo papam, papam. È molto complicato da capire. Quindi uno e due. E ci fermiamo, tranquilli, prendiamo un bel respiro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Ottimo, veramente ottimo. Ovviamente non potete pretendere di fare subito 10 palleggi. La cosa importante è che si capisca il concetto base, che poi ovviamente c'è da lavorarsi su. Tre palline, lancio alto, tre palline, lancio alto, tre palline, lancio alto, tre palline, lancio alto. E così via, ragazzi. Questo penso che sia il trick più complicato che mi sono trovato ad affrontare, perché ci ho lavorato molto per la spiegazione, non ho trovato una spiegazione più chiara di questa, purtroppo. Vedo che è molto confusionale, molto fastidiosa come spiegazione. Che dire, ditemi se vi è stata d'aiuto, se no proverò a rifare il video, se non è molto chiara per tutti, proverò a rifarlo e ci lavorerò ancora su. Spero comunque che il risultato sia più che sufficiente, non è ottimo, però è un trick abbastanza difficile da spiegare, sinceramente. Secondo me non è per niente facile da imparare e spero che questo video vi sia stato utile, spero ovviamente. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Come al solito, aggiornatemi su tutto, come sta andando questo trick, se il video vi è piaciuto, se fa schifo. L'ho fatto molto semplice e diretto, ho voluto farlo così, semplicemente. È il mio nuovo stile, mi piace. Ragazzi, che dire, ci vediamo al prossimo video e grazie di tutto.